Questa sera il primo talk è di Riccardo Iaconelli, che è un caro amico che ci presenterà il progetto Wiki to Learn, di cui è cofondatore. Riccardo, a te. Grazie mille, Seb. Allora, innanzitutto ciao a tutti, io sono Riccardo Iaconelli, di lavoro faccio lo stratega open source, insomma, ho lavorato per portare strategie open source e creare strategie collaborative all'interno di aziende. Ho lavorato recentemente a Mozilla come capo della strategia open source e al governo italiano come esperto di open source per il team della trasformazione digitale. Oggi vi parlo di un'altra cosa, di un altro progetto che porta la collaborazione in un altro ambito, non nell'ambito del software, ma nell'ambito dell'insegnamento e dell'apprendimento, in particolare delle università, ma come vedremo non è soltanto delle università. Questo progetto si chiama Wiki to Learn, già il nome vi dovrebbe dire qualcosa, infatti si parla di un wiki, quindi un modo veloce di modificare dei contenuti in modo collaborativo, ma non un wiki come una Wikipedia che mira a creare un'enciclopedia di tutto il sapere, ma un wiki per imparare. Abbiamo coniato il termine, la categoria cosiddetta Collaborative Learning Environment, perché a differenza di, per esempio, i MOOC che sono i Massive Online Courses o altri learning environment in cui viene dato il focus sul registrare, fare una cosa in un punto singolo in modo centralizzato e distribuirlo, in realtà noi qui vogliamo portare i concetti tipici dell'open source, della collaborazione. Ambiente. Quindi, questa decentralizzazione noi abbiamo ritenuto di sottolinearla attraverso l'utilizzo di queste parole, quindi un collaborative learning environment. Ma prima di tutto parliamo di qual è il problema che abbiamo affrontato. Il problema che abbiamo affrontato è un problema in cui probabilmente si riconosceranno molti delle persone che sono adesso in ascolto, se magari hanno fatto l'università, ma ormai devo dire anche il liceo anche prima. No, sul liceo devo dire no, non è vero. Sul liceo è più facile perché c'è un contenuto strutturato, c'è un programma molto definito da seguire. All'università invece tipicamente, soprattutto quando i corsi diventano più avanzati, non siano necessariamente, non sia un manuale preciso o degli esercizi o un testo semplice da seguire, ma spesso si vanno libri, magari gli appunti delle generazioni precedenti, magari gli appunti del vicino, e insieme si cerca di mettere insieme del contenuto per potersi preparare e poi superare gli esami. Per alcuni esami, per alcuni tipi di insegnamento, questo non è un problema, anzi, spesso il professore è molto bravo, magari insegna, o la professoressa insegna questo corso da molti anni e ormai esiste un corpus, però a volte in realtà questo può essere molto problematico. Ricordo, io ho studiato fisica all'università e ricordo ancora che per alcuni esami era quasi più faticoso andare a trovare i posti migliori dove studiare, magari trovi a studiare lo stesso argomento 4-5 volte, quindi era più questa perdita di tempo con degli altri formalismi, eccetera, che non il tempo effettivo per prepararsi all'esame. Ah, qual è la soluzione? Beh, la soluzione è semplice. Prima su carta e poi più quello che gli studenti magari più brillanti, ma anche semplicemente più smanettoni, a cui è piaciuto in un modo particolare un corso, si mettono insieme e scrivono gli appunti di questo corso, iniziano a passarsi, iniziano a circolare questi PDF in cui per un certo anno, per una certa università, per un certo professore, si iniziano a creare del contenuto. Qual è il problema di questa soluzione? Che non è una vera soluzione. Infatti, se ci pensate, se anche voi avete mai capitato di avere questi libri, questo qui non è altro che la versione digitale di quello che si faceva prima in copisteria, in cui si andava in copisteria e si compravano gli appunti del libro. E oltre al fatto che questi testi rimangono morti, quindi se ci sono poi, e spesso rimangono con una piccola circolazione, quindi soltanto all'interno delle comunità che l'hanno generato, se ci sono errori da correggere, capire da esprimere, molto
si è da una parte, si è punto e capo. Non si sfrutta davvero l'utilizzo della tecnologia digitale se non per l'impaginazione. E questo porta in particolar modo a, nel momento in cui ci sono appunto delle correzioni da fare, al fatto che gli studenti si duplichino gli sforzi, si duplichino intanto semplicemente perché magari dopo 3 anni si iniziano a essere tanti capitoli da correggere, arriva un nuovo gruppetto di smanettoni o di persone che hanno voglia di mettere le mani sulla materia e quindi devono riprodurre il contenuto perché magari sia soltanto il PDF e non siano più sorgenti latte, come spesso è il caso, o anche semplicemente duplicati all'interno delle varie università. Se è vero che, e qui faccio un esempio personale, la meccanica quantistica non cambia l'insegnamento che la studi a Roma, a Pisa, a Milano, a Palermo, queste dispense in realtà sì. Quindi, per evitare di duplicare tutti questi sforzi, il primo pensiero è stato per una persona, diciamo, che basta semplicemente stare sul web, non serve un esperto di open source e di strumenti collaborativi, è stata quella di utilizzare un sito, un tipo di sito che si chiama Wiki. Sicuramente siete a conoscenza con, non è esattamente il wiki più famoso questo qui. Come vedete, infatti, abbiamo utilizzato il MediaWiki, che è lo stesso software di Wikipedia, e questo che vedete a schermo è una delle primissime versioni, in realtà è rimasto così soltanto per un primo paio di mesi, qui si parla di fine 2015, e vedete con la barra laterale, con le ultime modifiche di Wikitorn, eccetera, però all'interno di questo sito il contenuto non è un'enciclopedia, ma è una serie di articoli organizzati a libro, categorizzati secondo le varie materie. Anche qui adesso vedete quasi solo scienze, in realtà, come vi spiegherò più avanti, è stato aperto. Importante, vi cito già la vision che è stata creata. Perché la vision che è stata creata? Perché questo progetto, che nasce originariamente veramente solo per soddisfare dei bisogni interni di studenti e di persone che erano in università, avevano bisogno di condividere gli appunti in un modo facile, agevole, di tenerli aggiornati, è diventato un progetto open source vero e proprio. Un progetto open source non italiano ma internazionale. È stato sponsorizzato, vi leggo un secondo prima la vision, vi leggo due parole. Infatti, a Wiki2Learn vuole creare libri di testo liberi, collaborativi e facilmente accessibili. Perché facilmente accessibili? Lo vediamo tra poco. È per il fatto che noi vogliamo che il contenuto che si trova all'interno del sito sia poi accessibile e scaricabile, anche senza connessione internet e anche senza particolare dispositivi tecnologici. Assume il sapere si accresce solo se condiviso. Bene, con questi elementi, vedendo che il progetto nato come strumento interno all'interno dell'Università di Milano Bicocca, iniziava a ricevere sempre più visite da tutta Italia, ma poi per gli articoli in italiano ma in inglese anche da diverse parti del mondo, abbiamo deciso di rendere un vero e proprio progetto open. Come? Chiedendo a KDE, nota organizzazione, una delle organizzazioni principali che si occupa di software libero della storia, un'organizzazione di un progetto che inizialmente trattava di Super Mario Menzurino, quindi si parla della fine degli anni 90, chiedendo a loro di diventare un progetto incubato e quindi poter usare dell'infrastruttura, dei repository Git, delle mailing list, delle risorse, anche delle risorse per organizzare degli sprint di sviluppo e in generale per aggregare una comunità con tutto ciò che ne consegue, e Wikimedia per ricevere un patrocinio, cito in particolare Wikimedia Italia e Wikimedia Svizzera, che hanno contribuito anche finanziariamente allo sviluppo di Wiki2Learn negli anni successivi,
per avere un marchio di credibilità in più per quanto, in quanto progetto open e accesso al, alla loro rete di contenuti. Quindi armati di questi di queste sponsorizzazioni, nomi di peso del mondo open source, è stata, abbiamo definito quali sono i tratti distintivi che distinguono Wikitolearn e lo rendono differente, per esempio, da un sistema di learning tradizionale. Allora, il primo punto è la collaborazione, il punto con cui ho aperto. È un collaborative learning environment. Perché? Perché siamo convinti, nati su internet e avendo visto come si sono sviluppate tutte le prime interazioni, che la collaborazione è essenziale ed è una precondizione fondamentale per la qualità. Perché? Così come Wikipedia è riuscita a creare in qualche anno un'opera dell'ingegno superiore a qualunque altra enciclopedia che era stata scritta precedentemente, come è riuscita a fare questa cosa? È riuscita a farlo unendo le menti, gli ingegni, il tempo, la collaborazione di migliaia e migliaia di persone. Ora, io non mi aspetto che migliaia e migliaia di persone siano in grado di parlare di meccanica quantistica e spiegare meccanica quantistica, però magari già si può cominciare a unire gli sforzi tra, che ne so, l'Università di Milano, Palermo, Roma, la Normale di Pisa, poi questo qui sto parlando, pensando soltanto a un testo italiano, ovviamente poi andando a espandersi per esempio sull'inglese o su altre lingue, anche lo spagnolo, abbiamo delle collaborazioni che sono possibili e che sono molto più alti, ma anche semplicemente dando la possibilità di aggiornare, di migliorare gli appunti. Ovviamente qualità non vuol dire soltanto che ogni bozza diventa una qualunque tipo di bozza, ma dando la possibilità sempre di conservare e di marcare come revisionate, quindi mettere un freeze, usando un termine diciamo tecnico della programmazione, delle versioni che possono essere considerate stabili. Questo perché? Perché ovviamente tu puoi continuare a sviluppare del contenuto, ma nel momento in cui ti offri e ti proponi come strumento didattico, vuoi anche assicurarti che il contenuto sia di buona qualità. E quindi c'è la possibilità per qualunque professore, in realtà qualunque persona, di decidere di rivedere un contenuto una volta che era revisionato, dargli come un bollino di approvazione e congelarlo in quell'istante. Il secondo punto fondamentale della vision di Wikitolearn è il fatto che è diciamo il trascendere dallo strumento fisico e dal formato fisico del libro. Non nel senso che si mandano a macchia i capitoli o le sezioni, ma quanto al fatto che il libro sia un'unità di testo indivisibile. Invece di avere un libro, l'unità indivisibile diventa più piccola, diventa una sezione, diventa un equivalente diciamo di 2-4 crediti universitari, una piccola parte. Questo perché? Per rispondere a un bisogno che abbiamo notato nelle università di tutto il mondo, il fatto che si iniziano, quasi mai si segue, come vi dicevo all'inizio, un filone unico per studiare un argomento, ma si mischiano diverse sorgenti. Allora, allo stesso modo noi vogliamo rappresentare questa peculiarità all'interno dello strumento didattico, per cui chiunque non soltanto è in grado di scrivere il libro che vuole, ma anche di assemblarselo a partire scritte da altri e assemblarli nel modo che ritiene più opportuno, anche eventualmente integrandoli. Questo dà anche che cosa? Dà anche una libertà di sperimentare, per esempio di sperimentare metodi didattici. Supponete che mi viene in mente un modo per spiegare le derivate, ok, lo voglio inserire nel mio corso, però non ho magari il tempo di stare a scrivere un libro su tutti gli altri argomenti. Allora cosa faccio? Posso prendere in questo modo diversi blocchi che ritengo soddisfacenti e andare a cambiare soltanto le parti che mi interessano. L'ultimo punto, ed è ciò che vi ho accennato malamente parlando di accessibilità, è questo qui, cioè che la carta è a nostro modo di vedere ancora un ottimo strumento, non tanto per salvare l'informazione ma per consumarla. Questo per una serie di motivi, intanto perché da studente sottolineare su una carta, poterla manipolare, poterla avere, poterla toccare fisicamente è un'altra sensazione da portare in giro senza bisogno di una batteria, senza bisogno di
senza bisogno di avere dispositivi neanche particolarmente costosi, è un vantaggio incredibile. E poi perché nel momento in cui io posso rappresentare qualcosa su carta, posso andare a fare tutta una serie di conversioni. Pensiamo per esempio a utenti svantaggiati dal punto di vista visivo. Se io ho il sorgente, ho i caratteri scritti in testo normale, posso andare a generare i brai. Questo vi sembrerà una banalità, direte sì, vabbè, ma insomma esistono già screen reader, eccetera. Sì, è vero, ma vi garantisco che ad esempio io ho avuto esperienza diretta con una ragazza che studiava matematica, lei fortunatamente un po' ci vedeva ancora, però aveva diversi problemi, si è dovuta riscrivere, non esistevano. Cioè, andate voi a spiegare a uno screen reader come leggere i vari simboli, si è dovuta riscrivere un intero libro in LaTeX. Vi dico un'altra cosa in più, in alcuni, noi diamo per scontato l'accesso a internet sempre e comunque, in realtà uno dei primissimi enti che si è associato a Wiki2Learn e ha iniziato a lavorare anche su Wiki2Learn è stata un'università indiana, in Kerala, un'ottima università, ma in cui ogni tanto per motivi qualunque saltava per 2-3 ore la corrente, c'erano 100 mega di internet a disposizione di tutti, eccetera. Beh, ecco, se io ho la possibilità di generare in qualunque momento una copia PDF pronta per essere stampata del mio contenuto, io lo posso circolare anche offline. Non mi interessa non mi interessa da un punto di vista commerciale che tutti siano online, perché non ci devo fare revenue sopra mostrando pubblicità o tracciando gli utenti, ma io quindi posso dare la libertà alle persone di poter stampare e condividere questi file e andarseli a stampare anche all'interno di una realtà economica locale. Questo fa sì che ci sia a questo punto un parallelo con il contenuto accademico, il miglior tipo di contenuto accademico. Cerchiamo sempre di collaborare con le migliori istituzioni che sono presenti, perché non vogliamo neanche che Wikitron sia un punto in cui ci siano non so, i bigini o le dispense degli ultimi. O semplicemente delle cose affazzonate. Spesso e volentieri il materiale che andiamo a ricercare lo andiamo a cercare attraverso contattando e cercando di coinvolgere i migliori università e i migliori menti e centri di ricerca, insomma. Allora, giusto due parole su Wiki2Learn e poi lascio spazio alle vostre domande su quello che abbiamo fatto finora. Allora, Wiki2Learn nasce a settembre 2015, ha ricevuto diversi contributi, questi qui sono proprio i primissimi loghi delle università che abbiamo visto, e piano piano si struttura fino ad arrivare alla versione 1.0 che esce nel 2016, quindi in realtà tantissimo tempo fa. Perché dico questo? Perché adesso... soltanto all'interno del primo anno, utilizzando una versione fondamentalmente proof of concept, perché è basata su MediaWiki, che rende molto difficile, ha reso molto molto difficile per gli sviluppatori del progetto di poterla adattare a un'esperienza di book editing, siamo riusciti soltanto attraverso l'utilizzo di strumenti volontari ad avere un curriculum pieno per quanto riguarda fisica e matematica, che porta una persona da un livello, diciamo, più o meno di liceo, poco sotto il liceo, a arrivare a studiare da solo fino alla fine della triennale e anche diversi sbocchi della magistrale. Però cosa ci ha spinto a vedere? Ci ha spinto a vedere che questa cosa funziona, che ci sono tantissimi utenti, ogni mese ho visto le analitiche degli ultimi giorni, siamo passati da avere l'anno scorso circa 10.000 utenti unici al mese, considerando solo l'Italia, perché è il mercato su cui abbiamo ancora la maggior parte del contenuto, ad averne un anno dopo, quindi poco fa, 25.000, e adesso siamo alla soglia dei 40.000 utenti unici al mese, quindi voi avete un'idea di quanto questo contenuto sia letto, sia accessibile, eccetera. E allo stesso modo stanno arrivando tantissimi contributi da altre materie, per esempio un corso di tedesco dall'Università di Pavia, oppure dei corsi di pre-accesso al liceo da parte dell'università normale, per quanto riguarda, non so, le Olimpiadi di fisica, le Olimpiadi di matematica, e via così. Ora, quello che
se voi lo vedete, è ancora quella basata su MediaWiki, perché la maggior parte degli sforzi di sviluppo che sono stati fatti sulla sono stati fatti per evolvere questo stack tecnologico a uno stack moderno basato su Vue con microservizi, eccetera. Allora, quello che voglio dire è, visto che me lo permetto, diciamo, essendo la platea abbastanza tecnica, c'è un grandissimo sforzo per arrivare a una versione 2.0. Abbiamo adesso anche un Google Summer of Code che ci sta lavorando, più un gruppo di Padova che sta agendo da fisico per aggregare lo sviluppo. Insomma, c'è tanto fermento in questo. Se aveste voglia di partecipare, quindi non dico soltanto un grazie mille, ma è proprio un invito all'interno, alla fine di questo talk, se volete, siamo tanto alla ricerca sia di persone che possano utilizzare questo strumento, magari caricarci contenuto, farci delle revisioni, o anche se hanno degli appunti, diciamo, in un formato libero, che sia Open Document, che sia LaTeX, per essere caricato e dare nuova vita a questo contenuto, ma anche per quanto riguarda la parte di sviluppo. Vi lascio due riferimenti, che sono la mail per contattare, diciamo, le persone più attive di Wikitolearn, e join.wikitolearn.org, dove trovate anche tutti gli altri canali come Telegram, su cui si aggrega la community. Detto questo, mi taccio perché credo di essere... No, sono stato buono con il tempo, però magari posso prendere una domanda, non lo so se c'è. Sì, allora, grazie mille innanzitutto per aver partecipato a questa serie di talk e per essere stato con noi questa serata. E per quanto riguarda le domande, ci sono i classici canali, che sono la chat interna al software di videoconferenza, oppure il gruppo Telegram, oppure direttamente entrare in videoconferenza togliendo il mute e accendendo il video. Se avete delle domande. Se non ci sono domande, nel frattempo vi faccio una domanda io, ed è la seguente. Come avete gestito il problema del ricambio generazionale? Perché essendo nato all'interno di un'università, poi anche normalmente capita, le persone si laureano, comunque cambiano, diciamo, i contributors e anche probabilmente il gruppo di gestione, insomma. Sì, infatti faccio vedere, ho fatto una bella domanda, faccio cosa che è una foto della comunità iniziale. È stato un grandissimo problema, è stato un grandissimo problema, ci ha aiutato molto essere all'interno di una realtà come KDE e avere già molti contatti con l'università e contenuto. Questo ha permesso di mantenere il progetto attivo, e attraverso una serie di figure chiave, ti cito su tutte l'amministratore di sistemi, ti cito anche il fatto che i sistemi siano stati donati da GAR, che non è una cosa da poco, perché ci ha dato un'infrastruttura degna di questo nome, che ci ha permesso di mantenere una continuità senza ricorrere a donazioni ad altro, e questo è stato fondamentale per il successo del prodotto. Ma attraverso alcune figure chiave, attraverso comunque il fatto che tutti i processi erano stati ben documentati, ben strutturati, e ci fosse stata molta attenzione a questo, è stato molto più facile integrare nuove persone. Quello che mi dici tu è vero, c'è una questione di ricambio generazionale. Quando ti laurei, poi spesso trovi il lavoro, non hai più tempo di partecipare a questo genere di iniziative, ma è anche vero che, anche se salti qualche generazione, è più facile trovare persone che hanno questo problema. Ripeto, nel nostro caso è stato molto problematico, soprattutto per quanto riguarda il team di sviluppo, soprattutto perché abbiamo affrontato un ciclo di sviluppo che ormai è avanti da 3 anni. Siamo arrivati quasi alla fine, manca front-end. Se c'è qualcuno di voi che conosce Vue, vi prego, dateci una mano, sarebbe una cosa sua, il resto è fatto. Però insomma c'è anche questo fatto, il fatto che alla fine il cuore vero del progetto è il contenuto. Se il contenuto lo scrivo anche 4 anni fa, lui continua a rimanere attivo, e questo si vede tra gli utenti, perché continua a essere incrementato, e poi più utenti ci sono, più utenti visualizzano il contenuto, più per probabilità uno interessato lo trovi, lo rimette all'interno del processo se è ben strutturato, e così riesce a mantenere il ciclo. Insomma, per ora funziona. Non siamo ai numeri che vedete nella foto, lì siamo arrivati a diverse centinaia di persone che scrivevano e collaboravano continuamente. Quella che vedete è proprio... è stata la foto del CERN che ci ha ospitato per una settimana per fare uno sprint con 50 sviluppatori da tutto il mondo. Insomma, quello è stato proprio un momento magico di Wikitolearn. Adesso siamo lontani da quelle cifre, però insomma, il contenuto è su. La cosa bella di un progetto open è quella.
testa, che se io metto un 10 di fatica, quel 10 rimarrà, non si perde, rimane sempre all'interno, in circolo della comunità, e semplicemente le persone che arrivano aggiungono valore al valore che ci ho già messo. Grazie, te ne faccio un'altra così al volo, che viene un po' di conseguenza, ed è questa. Voi eravate all'interno dell'Università Bicocca, e so che lì è nato anche un LUG. Quindi che tipo di rapporto c'è fra il progetto e il LUG di Bicocca, se c'è qualche tipo di rapporto? Sì, c'è. Ti dirò che io ho visto diversi LUG provare a nascere. Il momento in cui LUG è nato è stato perché c'era Wikitutor. Adesso non è più così, devo dire. Adesso il LUG, le persone che lavorano nel LUG, che stanno nel LUG, sono arrivate dopo, hanno anche dato una mano ovviamente a Wikitutor come ad altri progetti open, ma il LUG è nato perché è nato Wikitutor. Cioè siamo partiti da fisica, da aiutare nella cosa che serviva, ovvero lo studente a studiare, a passare gli esami. Da questo si è aggregata una comunità, questa comunità ha imparato l'open source, cosa che non succede sempre all'interno di fisica o di matematica, che sono discipline diciamo vicine ma non così vicine come l'informatica, e da questo c'è stata la massa critica per generare il LUG. Adesso il LUG ha organizzato la conferenza mondiale di KDE l'anno scorso, quindi è stato un po' un payback alle sue origini, e insomma organizza attività, adesso c'è Linux di Milano, un'altra bella realtà che è nata. Poi sai, insomma, le origini sono quelle, ma come ti dicevo, poi piano piano sono due gruppi che si supportano a vicenda, ecco. Grazie. Se non ci sono altre domande, io ringrazierei appunto Riccardo per essere stato qui con noi e passerei al prossimo talk. Grazie mille. Grazie Riccardo. Alla prossima. Buona serata. Alla prossima.